Buongiorno amici, bentornati in un nuovo vlog. Stamattina veramente tra 2 minuti vi giro le mie decorazioni. Ora vediamo, non so ancora come intitolarlo. Comunque vi farò vedere tutte le decorazioni che abbiamo fatto per Natale. Che vuoi? E niente, ecco, ho appoggiato qui un attimo degli imbrogli, perché altrimenti è brutto. Qua stanno tutti i panni che devo piegare, quindi pigiamini, asciugamani, e qua c'è lo stendino. Ecco, sto qua! Mamma mia, Jacopo, stamattina, ragazzi, ora che devo girare il video, ha preso un piccio. Vai, mamma gli ha messo birichino. Nel frattempo io ho messo un attimo birichino a lui. Comunque, in tema, siccome vi devo girare questo contour, diciamo, di Natale, mi sono messa anche questa camicetta rossa bordeaux, proprio per restare in tema. Vai sul divano, amore. Vai, birichino, mamma ti ha messo. Jacopo sta ancora col pigiama, perché tanto non dobbiamo uscire. Sto pensando che di prendermi Christian a Luna, perché oggi devo lavare assolutamente a terra. Non ci lavo da 2-3 giorni nelle camere. E ci devo lavare assolutamente, quindi sto pensando di prenderlo a Luna sicuramente, in modo tale che oggi non riscendo e non rifaccio il calvario. Magari Jacopo si addormenta, con la calma mi posso fare tutte le mie cosine. Comunque, ora stacco qua e vado a girare il video delle decorazioni natalizie, che voi comunque vedrete in questa stessa giornata. Quindi vi lascio e ci vediamo dopo. E Jacopo piange. Ce la posso fare, amici. Ok, andiamo. Eccoci qua, come al solito Vincenzo sta facendo i compiti. Aspettate che abbasso un po' la voce della TV. Ho messo un pochino Uomini e Donne, non me lo vedo perché comunque aiuto Vincenzo a fare i compiti, quindi l'ho messo così, tanto per. Mi sono cambiata la magliettina, perché tanto stamattina l'ho messa solamente per girarvi l'home tour delle decorazioni natalizie, proprio per stare a tema di rosso. Io amo questa decorazione qua sopra la cucina, adoro. E niente, stavo facendo, voglio iniziare a fare il dolce, un ciambellone semplicissimo con i kiwi all'interno, perché mia suocera mi ha portato una busta di kiwi, e siccome mangiarli così non è che ce ne mangiamo chissà quanti, ho trovato... Ok, questo dolcino qua, vedete, è un ciambellone normale con all'interno i pezzettini. Ti volevo dire, mamma, di matica ce lo facciamo tutto domani? No, ma ti inizi a fare qualcosa. No, inizia a fare la numerazione, che è più complicata. Niente, avete visto, faccio questo dolcino qua. Le numerazioni. Inizio, ho detto, fai prima con la più 2, la prima. E poi l'ultima. E poi ti fai un po' lì, però vediamo, dopo inizia a fare la numerazione. Vabbè, inizio a fare qua questo dolcino. Vedo gli ingredienti, vediamo un po', ora ve li leggo così. Se la volete fare anche voi, non so, io l'ho trovata qua su internet. Allora, per uno stampo da 22-24 cm, 250 g di farina, 150 di zucchero, 60 ml di olio di semi, 3 uova, 70 ml di latte, una bustina di lievito per dolci, una bustina di vanillina, anche se uso già il lievito vanigliato, quindi la vanillina non la metto. 4 kiwi, 2 per l'impasto e 2 per decorare, un pizzico di sale, un pizzico di sale, zucchero a velo per decorare e burro e farina per lo stampo. Ok, pronti e iniziamo a fare questo dolcino per la merenda di oggi. Thank you.
ragazzi, oggi giornata super produttiva. Ho fatto sia il dolce che è in forno e sia un pochino di... E sia un pochino di impasto per la pizza stasera, che la faccio semplicissima, pomodoro e origano, e l'altra metà, siccome ho un altro po' di mozzarella per la pizza, ci metto quella là, quindi metà pomodoro e metà con mozzarella. Qui c'è un casino, io ho ancora un casino, Vincenzo sta facendo i compiti, per modo di dire, con i fratelli, veramente è una cosa incredibile. Cristiano, com'è il dolce? Come hai detto? Mamma, con le zucchine! Eccolo qua, guardate, aspetta. Che sono questi? I kiwi! Non li piace! Assaggia! Guardate Jacopo come mangia il porcellino! No! Amore, com'è il dolce? Tu apprezzi sempre, mamma, quello che faccio. Ah. Mastica! Devi masticare, Pio! Che devi fare? Attenti, io qua sto stirando. Dai, vai. Sto finendo di stirare questo catassone qua di panni. Là li ho già stirati. Jacopo, mastica! Cristian, vai a mangiare il dolce o sennò ti rubo la moto? Eccolo qua, il dolce terminato, ragazzi. Mi si è rotto un pochino sotto perché era ancora caldo. I kiwi però sono affondati tutti quanti sotto. Comunque è buonissimo, l'ho assaggiato. È una semplice ciambella alla fine, però con i kiwi all'interno. Vedete, mi si è rotta la parte sotto, però ben fa niente. Ed eccolo qua, è veramente buonissimo. Vincenzo, ragazzi, ora ho finito di fare i compiti. La maestra di matematica gli ha dato un sacco di compiti. Sono le 16.50, mamma, è vero? No, è finito adesso, Vincenzo. Alle 16.50, deve ancora ripetere storia. Questo qua è il pomeriggio, la mattina, il poi, capito? Queste cose qua del sole. Comunque Jacopo sta là, ragazzi, nessuno lo muove, che mangia. Cristian, quando mai? Cristian dice, dove sta il cibo che io me ne vado? Dove sta il cibo che io me ne vado? Scappa sempre quando c'è da mangiare. Ma quanto te ne sei messi? Sputa qua. Sputa, dai mamma. Guardate qua che bocca che c'ha, no? Sputa mamma, è tanto, vedi, bravo. Metti qua. Ah. Madonna, che sta combinando, guarda qua. Già zuzzimma dappertutto. Guarda là, guarda. Per tutti, guarda, mognetti. Guarda, guarda. Ma vedi che stai combinando? No, mastica. Va bene, ti piace a te? Yeah, io finisco di stirare, su. Ciao. Tu che stai facendo, Pio? Che devi fare? Ma che fai, il pagliaccio, moglie? Vale a portare a Papino, vai. Vai, vai. Guarda qua, il grembiule per terra di Cristian, madonna mia. Qui abbiamo, oppla, sono troppo caldo, la pizza infornata. È venuta una bella tegliona. Ora devo solamente lavare sia la ciotola del Kenwood e il ruoto del dolce. Poi qua per domani, per Giuseppe al lavoro, ho fatto zucca e fagioli. Brava mamma. E basta, ecco, quindi ora mi sistemo queste cosine qua. Devo stendere queste altre cose, le metto però nello stendino dentro perché fuori, siccome ora cade l'umidità, ho raccolto i panni, però queste cose qui sono ancora umide, bagnate, quindi le stendo dentro. Giuseppe sta al telefono, io ho detto, ho sposato Berlusconi senza saperlo e senza manco i soldi di Berlusconi. Cioè, guardate qua, altro casino. Ma se ci mettiamo ci mettiamo però. Ma stai bello. Ma vediamo ci otteniamo andare. Ciao amore mio. Bellusco. Allora, siccome devo lavare un attimo la faccia di Jacopo, voglio provare sia questa saponetta qua. Aspettate che metto a fuoco,
Allora, voglio provare sia questa saponetta qua, alla melato cotogna della Officina Nature, marca, no più aspetta, marca Biricco, questa qua di Bimbi. Con questa qua io vado a lavare le manine, o giù di la porta, e poi con il bagno schiuma invece, sempre alla melato cotogna per Bimbi, della marca Biricco Officina Nature, gli voglio andare a lavare la faccina, quindi con questa qua le manine, con questa qua la faccina. So che è un'inquadratura un pochino così, che non ci vediamo al 100%, però va bene. Oddio, aspettate, che altrimenti Jacopo si è imparato ad aprire la fontana, è un guaio. Vieni qua amore, aspetta, alza qua, ti stai facendo già un po' sto ciuccio, tutte le manine bagnate. Allora, leviamo le manine, moglie. La saponetta questa qua è fatta anche con olio di oliva. Oh, aspettate che la voglio mettere a fuoco. Guardate com'è, è fatta naturale. Sono tutti prodotti naturali, questa qua della Officina Nature. Tutti prodotti naturali, biologici, vegan e certificati. Scotta, amore, poi leviamo le manine. No, metti qua, non mi buttare l'acqua a terra. Qua. Allora, sciacquiamo la saponetta. Così, amore. Aspetta, pure di qua, mamma. Qua, qua. Ah. Bello, sciacqua, sciacqua. No, non è un gioco, amore. Non si consuma, mamma. Ah. Ora sciacqua le manine. Bravo, e sciacqua, strofina così. No, qua, qua, così. Ah. Bravo, ora asciughiamo le manine. Basta. Ora dobbiamo sciacquare la faccia. Dopo mettiamo anche la cremina, che è buonissima. La crema e il bagno schiuma, sinceramente li ho già provati e sono dei buoni prodotti, ragazzi. Io l'ho già provata. La saponetta invece è questa qua, è stata la prima volta che la proviamo. No, Pio, non mettere le mani adesso. Aspetta, amore. Madonna, Pio, aspetta un attimo, mamma. Quanto è dolce il mio bimbetto. Non aprire gli occhi perché si può bruciare un pochino, Gioia. Aspetta, e fatti sciacquare un attimo, ti stai di nuovo bagnando tutto, hai visto? Vieni qua, guarda mamma. Ya, vieni qua. Aspetta, guarda, ti sei di nuovo ribagnato la mano. Aspetta, devo mettere un attimo la cremina. No, 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 la saponetta non la devi toccare però, perché ho sennò ti risporchi le mani. No, non c'è niente da ridere. Allora, invece, come cremina c'è questa qua, sempre marca Biricco. Questa qua è la crema corpo, non toccare la saponetta. Questa qua è... Ok, è la crema corpo... sempre linea bambina, 6 mesi più, cioè da 6 mesi in poi, vieni qua, mentre il bagno schiuma dai 6 mesi e la saponetta mi pare era da 0 mesi, c'era qualcosa che era, ah no, le salviettine da 0 mesi, la saponetta non c'è scritto i mesi, no, la saponetta no, nonna Pio, dai, vieni qua, mettiamo la cremina. Vedete, ha questo cosino che si preme così. E basta un pochino, ragazzi. Vieni qua. Facciamo vedere come mettiamo la cremina. Vieni qua. Alza un po' la faccia. Alza la faccina. E non te ne andare però, se no non vedono. E vieni qua, fatti vedere. Qua. E guarda qua. Oh, che profumino, ragazzi. Io ho quasi finito le salviettine invece. Hanno un odore pazzesco, le amo. Sono l'unica cosa che il pacco era piccolino, sono quasi terminate. Le adoro, hanno un profumo di veramente di mela. Strabiliante, veramente super 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 bellissimo. Vieni qua. Anche la crema profuma tantissimo. La saponetta invece ha un profumo. Il ciuccio vuoi? Aspetta.
La saponetta invece ha un profumo, cioè nessun profumo, è veramente neutra, non profuma di niente. Vi direi una sciocchezza dire che magari profuma di mela, no, non profuma di niente. La cremina profuma. Mentre, mannaggia Jacopo Pio, mentre il bagnoschiuma si profuma però non tantissimo. La cosa che a me, vi ripeto, piace veramente tanto tanto, madonna, sono le salviettine. Sono veramente, ragazzi, se le provate, io qui sotto vi lascio tutte le informazioni, perché ora non ricordo, c'era, mi pare, o qualche sconto, la spedizione gratuita, non vi dico altro perché vi direi una bugia, siccome non ricordo, devo andare a ricontrollare nelle mail che mi mandarono il codice sconto, e che cosa era compreso nel codice sconto, se la spedizione o qualche sconto, non mi ricordo. Comunque vi lascio qui giù al video, voi premete la freccetta che vi riporta giù nell'info box e vi lascio tutte le informazioni. Secondo me è un ottimo regalo per i vostri nipotini, che ne so, per i vostri figli. Veramente sono prodotti biologici, infatti c'è, ora ve li faccio vedere. C'è anche scritto, come vedete, biosostenibile. Poi qui vedete Eco Bio Control e vegan. Sono tutti prodotti veramente naturali. I miei, che vi ho detto già tantissime volte, soffrono, soprattutto Jacopo e Christian, di dermatite atopica. E a volte ho notato, Christian, quando uso questi bagnoschiuma, per esempio ora ho il Malizia, quei bottiglioni grandi che costano 1,50 euro, dopo fatto la doccia si inizia a grattare dappertutto. L'ho lavato 2-3 volte con questo e devo dire che si è grattato, però molto di meno, perché comunque, essendo che ha la dermatite, lui gli si prude sempre, insomma, gli prude sempre, però lavandolo con questo qua gli prudeva la pelle molto di meno, essendo che magari non ha all'interno prodotti profumi, poi non ne capisco più di tanto, e quindi si è grattato di meno. Mamma, mentre mamma. Sì, no, mentre con quello là da più economico, sì. Vabbè ragazzi, io vado in cucina che stavo finendo di fare il vlog. Ho lavato un attimo Jacopo in modo tale che se ne va a letto con Giuseppe. E io mi finisco di fare il vlog e basta, ho finito di fare la cucina. Jacopo, hai capito? Oh,
Cassia. Oh! Adroi! Eglia! Così brutta, esce una sola forella. Ciao, buona. Niente ragazzi, vi volevo salutare perché questo vlog finisce qua. Devo andarmi ancora a struccare, insomma, ho ancora da fare. Ho finito ora di fare il vlog, quindi niente, io vi saluto. Come sempre, un bacione, ci vediamo domani con un nuovo video. Ciao ragazzi!